Ciao a tutti e bentornati in un nuovo e pressapochistico video. So che questa tipologia di video non è molto seguita su questo canale, ma lo faccio più che altro per me, per imparare e per condividere quello che ho imparato con chi come me non ha tutta questa conoscenza del ciclismo. È un po' pressapochista. Stupidamente ignoravo il fatto che il monocorona della mountain bike fosse diverso da quello della bici da corsa e quando sono andato ad acquistare la gravel nessuno mi ha spiegato questa cosa. Il mio ragionamento molto basic è stato: sulla mountain bike con il monocorona mi trovo benissimo, lo voglio anche sulla gravel, bici più bella esteticamente e più leggera, che minchia me ne faccio del doppia corona? Ragionamento sbagliato. Il monocorona sulla bici da corsa è per veri fighi con gambe possenti, la rapportatura rispetto alla mountain bike è completamente diverso. Guardate qua. Questa è la gravel e monta una corona da 40 e un pacco pignoni 11-36. Mentre questa è la mountain bike e monta una corona da 30 e un pacco pignoni 11-46. Pensandoci adesso, la cosa effettivamente ha senso. La bici da strada rispetto alla mountain bike è più leggera, è più veloce, viaggia principalmente su asfalto e difficilmente si troverà ad affrontare le situazioni che affronta una mountain bike, ad esempio salire su per una pietraia con dislivello di 30 gradi, non lo so, ipotizzo. Ma il punto qual è? Considerando che con questa bici voglio farci qualche viaggetto, nulla di impegnativo, e che dovrò caricarla con dei bagagli, con questa rapportatura 11x36 probabilmente nelle lunghe salite tribolerei tantissimo, perché non ho una gamba così allenata. Quindi la soluzione qual è? Montare un pacco pignoni con una rapportatura un po' più corta. Eccolo qua. È un 11-42. Quindi adesso smonto la ruota e visto che non ho una minchia di attrezzo per smontare il pacco pignoni, la porto dal mio amico Dennis di Mapperi Bike. Non sarà sicuramente contento di vedere una ruotina così stretta, probabilmente mi caccerà. E lui è Dennis, oggi ci insegnerà qualcosa, ovvero come cambiare questa cassetta sulla ruota. A te Dennis. Ciao Andre, ciao ragazzi. Prima di tutto voglio far vedere le attrezzature che servono, che sono un frustacatena, un estrattore. Appoggiali lì così li facciamo vedere benissimo. Cose che a me ovviamente mancano e che quindi non potevo fare questo lavoro. Un cricchetto col bussolotto della misura dell'estrattore, oppure potete utilizzare una chiave fissa. Il frustacatena mi serve per tenere ferma la cassetta. In che modo? Inserendo bene la catena all'interno del pignone, dopodiché si va a prendere l'estrattore, si inserisce e col cricchetto si andrà a svitare. Qui quindi è il momento della forza bruta. A svitare con la forza. Dopodiché non serve più, si può tenere tranquillamente con la mano e si va a svitare il tutto. Il consiglio che vi posso dare: smontarlo un pezzo per volta, anche questo mettetelo in un senso che riuscite a rimontarlo. In che modo? Prendete le prime, ve le spostate qua. Proprio lì, non può essere su un bancone o da un'altra parte, che è più comodo. Però dato che voglio farvi vedere la cassetta dei distanziali, per non confondervi poi dove andava il distanziale, andava qui o non andava qui, voi smontandola pezzo pezzo ve la mettete in fila e non vi potete sbagliare. Quindi ci sono dei distanziali in mezzo? Sì, certo. E voilà. Ok? Dopodiché fate l'esatto opposto, ricomponete la cassetta e se nuova e riutilizzabile la mettete via per un futuro. Bene. La nuova cassetta, ragazzi, vi consiglio di fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto con la vecchia per toglierla, cioè andiamo a smontarla con un senso logico. In che modo? Partiamo sempre da un lato, da destra verso sinistra, e la smontiamo in questo modo. Questo perché così di nuovo non ci perdiamo il posto esatto di dove mettere i distanziali. Dato che tutto insieme sarebbe impossibile inserirla all'interno, o comunque molto difficile, meglio dividerla a blocchi, ok? Bene. Quindi una volta fatto questo, diamo prima una pulita alla ruota libera, dopodiché
La ruota libera ha delle sagome che sono riportate anche nella cassetta. In questo caso noi teniamo come buono la riga fine, quindi lo spazio largo che c'è all'interno delle due righe. Prendiamo le nostre pignoni, cerchiamo qui dov'è la riga fine, lo spazio più largo, e andiamo a inserirla. In che modo? Entra, vedi, solo da un lato, nel senso che se io la giro non ha più possibilità di entrare all'interno della ruota libera. Prendiamo, andiamo avanti con la nostra sequenza, spignone, stanziale e via così. Inserita tutta la cassetta nel senso corretto, andiamo a mettere l'anello di bloccaggio. Ora ragazzi, un consiglio che vi do è avere una chiave dinamometrica, ma se non ce l'avete potete utilizzare un qualunque cricchetto. L'importante è serrare molto bene, non aver paura di stringere. Con una chiave dinamometrica si stringe a 40 Nm. Il gioco è fatto, la nostra cassetta è montata. Ma poi bella! Bella, bella, nera ci piace. Grazie Dennis. Prego Andrea. Bene, ora procedo a rimontare la gomma, a registrare il cambio affinché la catena salga sull'ultimo rapporto. In questo caso questa catena dovrebbe andare bene anche per questo pacco pignoni, quindi non è necessario cambiarla. Inoltre la bici è nuova, di conseguenza anche la catena è nuova. Se cambiate un pacco pignoni perché è usurato, dovete poi cambiare anche la catena. Per controllare l'usura della catena esiste questo attrezzino qua, che vi dice quando è ora di cambiarla. In descrizione vi lascio il link a questo oggetto. Il video si conclude qua, ringrazio Dennis per la consulenza, se volete vedere altri video officina fatemelo sapere qua sotto nei commenti, io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti!